in una serata dedicata all'arte del blending. Si sente parlare di pomodoro, di origano, di dolcezza, di piccantezza. Qual è l'arte per unire questo arcobaleno di sapori, di profumi, di aromi, di fragranze? La maggior parte di questi profumi e sapori si è abituati a leggerli e sentirli nel vino. L'olio li ha, è questione di assaggiare ripetutamente. Un'arte, posso accostare un profumo, un sapore di carciofo ad uno di mela e per esempio la nostra bocca e il nostro naso sentono la mandorla. Volevo che avesse un gusto più fruttato e anche un pochino più denso. Un olio delicato che ho pensato per preparare una zuppa per i bambini. Io un pochino più corposo, che cosa ho pensato a un condimento per una mia insalata. La magia del blending è nata da due flashback. Quando avevo 20 anni è stata la mia prima vacanza, con la prima fidanzata importante, siamo andati al mare, uscivamo poco dal bungalow, ci salvava una spaghettata agli olio peperoncino. Quell'olio che aveva una mandorla molto importante mi è rimasta, cercando anche olio un po' particolare sugli scaffali ho trovato un olio che aveva una mela fantastica. Io voglio fare qualcosa che mette insieme quella mandorla e questa mela. E da qui si è generata l'idea del dolce fruttato con i nostri prodotti. La perfezione non esiste, ma l'eccellenza come la si ritrova nel blender? La perfezione non esiste, ma io continuo a cercarla. Il Blendmaster ha questo davvero, deve avere questo, perché si tratta di prove, riprove, riprove ancora, per fare in modo che i blend durante l'anno siano fedeli a quella scelta originaria e non ci siano promesse mancate a chi compra il nostro prodotto. Blending è una storia italiana importante, di 100 anni, significa raccontare davvero la provenienza dei prodotti, che sono sicuramente italiani, ma possono anche essere stranieri, perché qualche volta la Spagna e la Grecia fanno prodotti anche di grande qualità.